Noi restiamo, diciamo, tangenzialmente in tema perché parliamo di calcio, solidarietà nelle carceri, l'esperienza che ha toccato alcuni di noi giornalisti della RAI, della TGR Toscana, che siamo andati a giocare a Sollicciano, all'interno del carcere di Sollicciano, e come uno dei nostri colleghi ha detto per una volta, assaporare la libertà è arrivato dall'essere entrati in un penitenziario e non dall'esserci usciti. Sara Meini. Tutti possiamo sbagliare nella vita e ho sbagliato e sto pagando e speriamo che è l'ultima volta, perché ho imparato tante cose che prima non lo sapevo. Forza sport! Io quando vedo il pallone il mio cervello si vola, non penso a niente, non penso che sono in carcere. Liberi, liberi siamo noi. Due ore diverse da vivere in libertà facendo sport. Un progetto nato ormai diversi anni fa, grazie all'UISP di Firenze, chiamato appunto Sport in Libertà. Sono 7 anni, abbiamo iniziato vincendo un bando del Comune di Firenze che aveva proposto questa iniziativa. Abbiamo iniziato quasi per scherzo, diciamo, a venire all'interno del carcere proponendo le attività sportive, dal volley al basket, al calcio appunto, e piano piano si è tramutato in una consuetudine e oggi direi che siamo più affezionati noi che chi ci richiede di fare questa attività. Prima lo scambio di ricordi, gagliardetti e un confronto nella sala cinema gremita per l'occasione di detenuti. A parlare il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, poi Paolo Bacciotti, presidente della Fondazione Bacciotti, che consegna appartamenti in modo gratuito alle famiglie che vengono a curare i figli al Meyer. Infine, la testimonianza più toccante di Maurizio, papà di Nicolò, un 16enne amante del pallone scomparso 6 mesi fa dopo aver combattuto per un anno contro un brutto male. In platea, il silenzio quando Maurizio diceva ai detenuti: non sprecate la vostra vita, perché poi all'improvviso succede qualcosa e vi cambia tutto. Oggi è accaduto anche al ricordo di un ragazzo, Nicolò, che a 16 anni ci ha lasciati. Credo che sia stato anche quello il piacere, ma un momento doloroso. Piacere ricordarlo, ma un momento doloroso. E quindi essere qui ti fa sentire bene. Sul campo, poi, la sfida tra i carcerati e i giornalisti della RAI, vinta dai detenuti 4-3. Combattuta dal primo all'ultimo minuto, ma una partita speciale, giocata con agonismo, con massima correttezza e soprattutto con tante risate. In quell'ora tutti erano uniti da un solo pensiero: vincere e pensare al calcio. Poi la squadra ospite è uscita dal carcere e dietro si sono richiusi tutti i cancelli. Ma è proprio dai detenuti che arrivano gli appelli più toccanti. Speriamo un messaggio anche alle bambine che non fanno questo che abbiamo fatto noi. E stiamo pagando, siamo così che qua, siamo fuori il mondo. I bambini servono a seguire sport, è la migliore cosa al mondo. Niente senza sport non puoi andare in nessuna parte. Volevo anche ringraziare RAI per questa esperienza, perché non è una cosa facile che vengano a giocare, perché lo sappiamo chi fuori cosa penso, detenuti, stranieri, così. Ringrazio loro perché è anche un'emozione per noi, mi vedi che non riesco nemmeno a parlare, perché veramente io personalmente sono molto emozionato. Liberi, liberi siamo poi per un libro.